Salve a tutti, sono Antonio, sono membro dell'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, sezione regionale Molise. Su incarico del presidente Giuseppe Pesce, che è impegnato con il COC del comune, vi racconto un po' brevemente cosa abbiamo fatto come associazione nel territorio di Campomagnolo. Abbiamo innanzitutto noi aderito come associazione di volontariato, l'associazione di volontariato di protezione civile al progetto Record regionale e al progetto comunale denominato Diamoci una mano. Quindi in sostanza abbiamo dato un aiuto alle persone più bisognose per quanto riguarda la consegna di farmaci in concerto con le farmacie e i medici di base e la consegna di viveri. Abbiamo operato anche per quanto riguarda il distanziamento sociale, per quanto concerne l'accesso all'ufficio postale, oppure all'interno del comune per quanto riguarda la consegna delle domande per avere i ticket alimentari. Ci siamo occupati anche di ritirare i farmaci e i risultati delle analisi presso le farmacie e i laboratori dell'ospedale Sant'Imotio di Termoli per quelle persone che hanno questi particolari bisogni e anche di concerto sempre tra comune e istituto comprensivo scolastico di Campomarino abbiamo consegnato alcuni computer portatili che permettessero a delle famiglie che ne fossero sprovviste di attuare appunto la didattica a distanza per i propri figli. Le riflessioni che ci vengono in mente sono quelle relative a dei nuovi bisogni che si sono palesati da parte della popolazione, nel senso di nuovi bisogni, nuove necessità, oltre a quelle già note. Ci teniamo comunque a ringraziare tutte le associazioni di volontariato che hanno collaborato con noi e tutte le attività commerciali e le persone fisiche che ci hanno dato un aiuto in questa emergenza, dandoci sia aiuto dal punto di vista della distribuzione, della preparazione di viveri da distribuire, sia aiuto economico con il quale poter acquistare poi altri beni necessari per la popolazione. La popolazione certo è un po' spaesata, forse un po' ansiosa per quanto riguarda l'incertezza sulla fine di questa emergenza, però noi abbiamo anche avuto un ruolo empatico di rassicurazione e di affiancamento in questo periodo così gravoso.